La prima volta Negramaro, c'è per tutti la prima volta, e c'è anche una prima volta per una parte di un gruppo per fare un festival da solo. Sì, è vero. E devo dire che ieri sera Red Canzi, adesso glielo chiederemo e chiederemo conferma, se l'è proprio goduta. È vero. Si è visto, a me non so, a noi è sembrato così. Te la sei goduta fino in fondo la tua esibizione. Assolutamente sì. È così. Sì. Oh, benvenuto. Benvenuto. Grazie. Ciao, Fred, ciao. Ragazzi, quando è finito il pezzo mi è dispiaciuto perché sarei andato avanti due ore. Ma si vedeva. Era così bello. Arrivava bene. Cioè, poi l'ho rivista e è venuta proprio bene. Oh, sì, è venuta bene. È venuta sì. Alla voce autocritica, stavolta dice bello dritto, non ci sono stati cali, la musica perfetta. Perfetta. Ma guarda, anche noi che stavamo guardando, mi ha detto: guarda, guarda come se la goda. Come se la goda. Piano verso il palco, sì, verso sì. L'asta del microfono. Che poi sono gli amici che ti agitano, perché è cominciato ad arrivare da ieri mattina messaggi: sei agitato? No. Sei preoccupato? No. 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 Ho fatto i compiti a casa bene, sono stato a prepararmi un anno per fare bene questo disco, lo conosco nota per nota, ho addirittura lasciato suonare il basso al bassista dell'orchestra, perché è difficile cantare e suonare il basso in questo pezzo, perché un 150 di bpm è velocissimo, capito? Traduciamo per eventuali ascoltatori, sì, la velocità con la quale diciamo che Redo non solo è un bravissimo cantante, ma è uno dei bassisti più apprezzati in Italia, se non in Europa, e parte da lì, dai famosi Capsicum Red dell'epoca, esatto. Ma e quindi molto, mollare il suo basso a qualcun altro, cioè è stato infatti sono pochi i cantanti che girano col plettro col plettro in tasca. Allora, la sensazione è buona, per te buona, a quanto sembra, gli ascolti non ne parliamo, superlativi. Fantastico. Quella divisione tra alto, basso e medio? Secondo me quella classifica non va nemmeno considerata, ma non perché noi siamo in un settore e altri sono in un altro. Dipende dall'orario in cui hai cantato, dipende chi hanno contattato a casa, quanto si è addormentata la signora nel divano. Cioè, poi io sono sempre dell'idea che la musica si valuta col cuore e non coi numeri. Okay. Per cui non, l'ho detto un mese fa, non vado a Sanremo per vincere con nessuna velleità di vincere. Vado a Sanremo per far capire che esisto come cantante e solista, come, e quindi caso, che sta ripartendo una strada. Che a me interessa questo, esatto, che ho un album, che ho un progetto, brava, che ho un progetto che significa un disco e poi andrò a suonare in giro. Sono un musicista, faccio il musicista, faccio il mio lavoro indipendentemente da ciò che è stato fino a oggi. Corretto. Corretto? Corretto. Favoloso. Okay. Allora, ognuno al suo racconto, la risentiamo oggi nella versione ovviamente disco e con il piacere quindi del suono completo, quello che trovate anche se lo prendete in digitale, se fate il download, certo, e tutto il resto. Tu stasera ricanti, Red? Ricanto. Sei già verso... Che ora più o meno? Sarò sesto, dieci e mezza. Dieci e mezza, è l'orario giusto, dieci orario e mezza. Orario ottimo. Guarda, abbiamo la sicurezza. Ognuno suo racconto, Red Canzian, festival naturalmente di Sanremo. Grazie ragazzi. Non aspirare a fare la non ci abbiamo più abbiamo, futuro. Noi abbiamo come il trip, Red, di fare le coriste tutte e due. Oddio, ho sentito uno strappo a linguine. Vabbè, quella è un'altra cosa, è un altro paio di... Allora, io sono ognuno molto felice racconto. E con me anche tanta gente molto curiosa di vedere giovedì sera questa, di sentire questa canzone, di vedere Red Canzian con Marco Masini. Venerdì. Con Marco Masini. Io sono grandissima fan di Marco Masini. Chissà come diventerà questa canzone. Abbiamo cambiato completamente l'introduzione. No. E mi sono ispirato un pochino a Anonimo Veneziano, quindi parte con un oboe che fa la melodia dei con un oboe, quindi è tutta lenta, tutta sognante, non ti aspetti quello che sta per succedere, e come arriva è l'inciso, parte una valanga di una suono, una tempesta rock. Bello, sì, sì. Bello, 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 bello. Ci sarà un, come dire, è un po' un leitmotiv in questo tuo disco, no? Musicalmente parlando, ne stavamo parlando fuori onda. Ci sono tracce di quella musica che m'ha attraversato la vita. Per esempio, questo nasce dal fatto che io ho ascoltato e ho una cultura musicale ben bella, consistente. Consistente, perché Mrs. Robinson, Simon Garfunkel. Yeah. Ognuno ha il suo racconto, ognuno ha il suo racconto. All the leaves are brown, all the leaves are brown, and the sky is gray, and the
queste risposte collegate. Cioè, qui c'è la mia storia dentro e in tutto l'album ci si troveranno i violoncelli di Eleanor Rigby, si troverà il mellotron che fa e i flauti di Lady Jane. Dicevi prima quello che fa adesso il basso nella versione diciamo originale, quello arriva invece da questo che poi hai citato come con Anonimo Veneziano in aggiunta, cos'era quel vabbè, ci verrà in mente, dai, fa niente. Ne parlavamo prima. Va bene, comunque le citazioni servono, come dire, a far capire da che parte arriva. Vabbè, Red è un grandissimo musicista. Quando io prima ho detto del basso, cioè è un bassista riconosciuto a livello nazionale, ma anche internazionale, europeo. Quindi stiamo parlando, è giusto che lui dica, io la musica la conosco, ne ho sentita tanta, ed è giusto che lui porti tutta sta roba dentro nel suo nuovo progetto. Come autore del pezzo di Sanremo c'è questo Mickey Poru, che ricordiamo a Sanremo, ma... Nell'87 a voglia, arrivò secondo fra i giovani con Straniero. Allora, Red canta. Il disco quando esce? Esce il 16 la settimana prossima, venerdì prossimo. E poi ci sarà il tour a maggio, esatto, ma di quello avremo tempo di parlarne. Vai a Padova, vai a Brescia, vai a Udine, no, poi ma vi voglio raccontare bene lo spettacolo. Va bene, Nicoletta, allora tornerai a trovarci. Sì. Sono le 17:19. Cosa c'è, Lina? 17:19 minuti su RTL 102.5. La nostra diretta, la mia e di Mauro Curuzzi, la e nostra oggi postazione. Con Red Canzian, la meraviglia del raccontare la musica ed è per farla, come in questo caso è vero, un grande protagonista. Sa raccontarla a modo suo, perché ciascuno c'ha il suo di racconti, punto. Sì, bravo. Sì, va bene. Allora state con noi, ragazzi. È una bellissima giornata qui a Sanremo, c'è un sacco di gente. Beh, ve lo diciamo, ci stiamo anche divertendo. Viva Sanremo! Passa Versale. 102.5